Si è spento a 102 anni uno straordinario testimone del valore della dieta mediterranea, padre fondatore della cardiologia preventiva e inventore dell'espressione fattore di rischio nel campo della cardiologia. Aveva scelto il Cilento e la città di Pioppi dopo averla scoperta per la prima volta nel 1966, in occasione dell'inaugurazione della casa a Minelea, del suo amico scienziato Ansel Keys, quale sua patria d'elezione, in cui per lungo tempo volle trascorrere la sua residenza anagrafica. Tanti sono i ricordi legati alla sua presenza nel Cilento. Abbiamo intervistato Giovanna Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea, che con lui ha condiviso tanti momenti importanti. Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Oggi ci colleghiamo con Giovanna Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea, per un suo pensiero sulla scomparsa, insomma, di Geremia Stamler a 102 anni, una personalità che abbiamo saputo apprezzare nel tempo per quello che ha fatto e per quanto era vicino ad Ansel Keys e alla dieta mediterranea. Ricordiamo che Stamler, insomma, è stato più volte da Giovanna, insomma, con lei hanno condiviso tanti momenti particolari. Giovanna, allora, ben trovata. Chi meglio di te può raccontarci e ricordarci questa splendida persona che è stata il professor Geremia Stamler, in tutte, insomma, le occasioni che vi siete incontrati? È un piacere essere con voi e ricordare Geremia Stamler, il grande studioso che insieme ad Ansel Keys hanno dato tanto al Cilento, perché è vero che noi ci siamo sempre nutriti di dieta mediterranea e non sapevamo che si chiamasse così, però è stata la svolta decisiva, quella che Ansel Keys e Geremia Stamler, con lo studio che hanno fatto nella loro Minelea a Pioppi, dove tutti gli scienziati si sono riuniti lì per tanti anni, e che poi alla fine la loro teoria è stata importante, perché Ansel Keys è morto a 100 anni e 8 mesi e Geremia Stamler a 102 anni, che li ha fatti a ottobre. Quindi vuol dire che il mangiare bene per vivere meglio funziona. Con Geremia è stato un rapporto bellissimo, perché io l'ho conosciuto alla conferenza del sale, perché giustamente lui, che mangiava senza sale, sosteneva che noi usavamo troppo sale, quindi il fatto di usare molti aromi mediterranei, le erbe spontanee affinché diminuiamo il sale. E quindi la prima volta, come vidi questo convegno, dissi: oddio, devo partecipare. Quindi conobbi Geremia Stamler, fu un'emozione, Raffaella, che non ti so descrivere. E quindi finalmente riuscivo a conoscere il grande Geremia Stamler. E poi da allora, insieme agli amici di Pioppi e quelli di Pessum, dell'associazione Dieta Mediterranea, sono stata a casa sua. E quindi Gerry con Gloria ci servì, ricordo bene, la prima volta un mezzo bicchiere di vino rosso e della frutta secca, mandorle. Quindi loro, che avevano, insieme come Ansel Keys, che mangiava fichi, noci, mandorle e nocciola, così anche Geremia. E quindi nella convivialità che stavamo insieme, lui ci offrì questo, non le solite bibite del caffè come facciamo noi normalmente. Di conseguenza, che cosa successe? Che con Geremia si instaurò un rapporto di amicizia, quindi abbiamo fatto insieme degli eventi speciali a Pessum, sempre legati alla dieta mediterranea, con grandi personaggi che lui invitò. E poi sono venuti anche al mio agriturismo più volte, e la prima volta lui mi disse: Giovanna, ci vediamo qui col mangiare della salute, perché tu fai il mangiare della salute. Raffaella, per me è stato il più bel complimento che potessi ricevere, perché è quello il mio intento, seguire la loro strada. Ed io onestamente gli devo tanto, perché è vero che io ostinatamente ho voluto portare avanti ciò che le mie nonne, mia mamma e la cultura della mia terra mi avevano segnato, però è pur vero che nel momento in cui ho conosciuto personaggi così importanti e così attenti, è ovvio che poi è stata una contaminazione bellissima, dove mi hanno confermato che era quella la strada giusta. E poi infatti diventò patrimonio immateriale della dieta mediterranea, e fino all'ultimo Gerry ha portato avanti quello che per anni si sono battuti insieme ad Ansel Keys. Ecco, lo sforzo che Ansel Keys ha fatto nel tempo, e poi Geremia Stamler, insomma, continuerà con Giovanna Voria a questo punto, perché sei stata...
Sì, sei stata comunque nominata ambasciatrice della dieta mediterranea per quello che continui a portare avanti, nonostante sottolineiamolo le grandi difficoltà che il nostro territorio purtroppo, ecco, ci manifesta, insomma, qualsiasi volta che insomma, si vuole fare qualcosa, oltre ovviamente quello che stiamo vivendo da più di 2 anni, mi riferisco al Covid. Jeremiah Stammler, come dicevo, come anche Ansel Keys, non saranno dimenticati, anzi, il loro esempio continuerà e sarà portato avanti dagli ambasciatori della dieta mediterranea, e tra questi ci sei anche tu, quindi noi siamo orgogliosi nel Cilento di avere una donna come te, che si prende cura delle tradizioni, soprattutto dei nostri avi, e poi prepara i piatti della salute, come diceva Geremia. E questo è un complimento veramente importante per Giovanna Vore, insomma, per quello che hai fatto sempre, Giovanna. La nostra terra, perché alla fine ognuno di noi ha un ruolo, quindi è naturalmente la passione che ci porta a fare determinate cose. Quindi tu dal tuo canto ti interpreti questo territorio, io in un altro modo, un altro in un altro modo. L'importante è che ognuno di noi mette quel tassello e lo fa senza un interesse né economico né di protagonismo, lo fa per amore di questa terra, perché come dicevi prima, le difficoltà sono tante e qui devi lavorare 10 volte in più per poter difendere quello che crei, il tuo credo, diciamo, non è così facile. Quando Geremia veniva da te e tu gli preparavi da mangiare, qual era il suo piatto preferito, ecco, dei cibi della salute di Giovanna Voria? Lui preferiva molto i legumi e le erbe spontanee, infatti raccontava questa era una preziosità, non sempre riesce a trovare legumi e erbe spontanee perché naturalmente soprattutto chi vive in città non è semplice. E quindi lui diceva che la forza di questi elementi erano veramente alla base della dieta mediterranea, oltre naturalmente sappiamo bene il movimento, l'acqua, la convivialità, le tradizioni che legano, perché sai bene che la dieta mediterranea è uno stile di vita, non è una dieta. E ancora oggi, grazie a Dio, risulta come prima, addirittura su 22. È risultata ancora ai primi posti mondiali, quindi la dieta, chiamiamola, lo stile di vita che fa star bene. Quindi adottiamo questo, è un messaggio, ecco, Geremia magari ci lascia questo messaggio, che noi cilentani, che purtroppo ci stiamo allontanando da questo stile di vita, iniziamo dai bambini, nelle famiglie, nella ristorazione. Perché purtroppo, ahimè, ci siamo troppo allontanati. Quindi, sicuramente il loro messaggio è stato importante, il loro lavoro deve essere continuato da noi e noi dobbiamo, veramente essere orgogliosi di aver avuto, in questa terra persone così splendide. Loro, il messaggio che ci hanno dato, vedi, tre fichi, Ansel Keys, era l'apporto energetico, oppure, la frutta secca, cinque mandorle, tre noci. Quindi, le cose semplici che invece noi abbiamo abbandonato, quindi ritorniamo alle cose semplici. Il Cilento è ricco di queste risorse e abbiamo un patrimonio da difendere con una grande biodiversità e un'eredità immensa che è la dieta mediterranea che Ansel Keys e Jeremiah Stamberg ci hanno lasciato. E soprattutto viviamo la natura, perché fa stare bene non solo fisicamente, perché si fa anche un po' di attività camminando, ma la mente si rigenera quando si entra a contatto con la natura. Questo è importante. Noi abbiamo un patrimonio naturale indescrivibile con luoghi fantastici, quindi la domenica, quando ci è possibile, cerchiamo insomma di uscire, di prendere il sole, che da noi non manca quasi mai, e di respirare aria pulita, abbinandola ovviamente a questi prodotti della dieta mediterranea. Perché no fare un bel picnic in campagna o in montagna con i prodotti della nostra terra? Noi abbiamo, penso, 10-11 mesi all'anno il sole, quindi la vitamina D non siamo come i paesi nordici che gli viene a mancare. Di conseguenza, invece di portare i nostri figli nei centri commerciali la domenica, portiamoli, come dici tu, a fare un picnic, la passeggiata sulla spiaggia, nelle terre, perché un bambino non è che quando vede un'ape scappa perché ha paura, oppure dicono. No, no, ma io faccio cose naturali, mangio biologico dallo scaffale del supermercato, invece è tutta un'altra storia.
Quindi insegniamo questo alle nuove generazioni, perché noi consegniamo a loro questa ricchezza che noi abbiamo recuperato, che ci è stata trasmessa, ma se non siamo capaci di trasmetterla, è stato un lavoro inutile. La piramide alimentare, oltre che non ti toglie niente e te lo mette per gradi, dove tu pure una volta al mese, una volta all'anno, determinate cose le puoi anche mangiare, non so, non è come le diete ferree. Però addirittura capovolta la piramide alimentare rispetto all'ambiente, quindi la sostenibilità, lo spreco alimentare. Quindi se impariamo a studiarla e a usarla, veramente noi abbiamo un grande patrimonio che salvaguarda tutti. È così, Giovanna, sono pienamente d'accordo con te. Speriamo, insomma, che questa intervista possa ricordare Geremia Stammler, ricordare anche quello che è stato Ansel Keys, ma soprattutto ricordare a tutti coloro che ci seguiranno che la dieta mediterranea per noi davvero è un patrimonio inestimabile e non, dobbiamo farne tesoro, quindi seguirla e non dimenticarci che abbiamo un posto incantevole che è il Cilento, che ci offre davvero tanto. Quindi grazie ancora per la tua testimonianza e buona vita, buona continuazione. Buona vita a tutti noi e col mangiare della salute, perché se stiamo bene, se mangiamo bene, stiamo anche bene. Quindi un abbraccio a tutti voi ed è sempre un piacere essere tra voi.